Bentrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di tutela del patrimonio in azienda, come abbiamo anche visto nella prima parte della trasmissione. I prossimi mesi potrebbero dar vita a un forte turnover di personale per le aziende. Per cui vedremo da un lato come possono fare le imprese a proteggere il proprio know-how anche in caso di passaggio appunto di un dipendente alla concorrenza, e dall'altro vedremo anche come possono gli strumenti che stanno mettendo in campo le aziende per, tra virgolette, fidelizzare i propri dipendenti e insomma mantenere comunque il loro benessere anche mentale in questo periodo così difficile. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento: l'avvocato Paola Gobbi, partner di Uniolex Stucchi & Partners. Benvenuta, avvocato, anche da parte mia. Grazie, grazie a tutti. Grazie a lei, e la dottoressa Alessandra Maria Sama, HR Director di Medtronic Italia. Benvenuta anche a lei. Ecco, Grazie, benvenuti a tutti voi. grazie a voi per essere con noi, anche se in collegamento. E avvocato Gobbi, io parto da lei. E, appunto, come dicevamo in apertura, il turnover di personale può favorire il passaggio della risorsa umana insomma, ai competitor dell'azienda in questione. Per cui è possibile, a suo avviso, e con quali strumenti limitare la possibilità del collaboratore di utilizzare le informazioni apprese dopo che è avvenuto malauguratamente, insomma, per l'impresa il passaggio al concorrente? Certo, perché quello che dobbiamo tenere forse il punto cardine è che col passaggio del dipendente spesso c'è il passaggio di competenze e forse il dipendente più competente è quello che è anche più appetibile sul mercato. E ci sono degli strumenti, fortunatamente, che anche nel tempo si sono, possiamo dire, un po' evoluti e adattati alle esigenze del mercato, primo fra tutti il patto di non concorrenza. Il patto di non concorrenza è un patto che può essere sottoscritto col dipendente tanto al momento dell'assunzione quanto nel corso della vita del rapporto lavorativo, quindi si può aggiungere anche, diciamo, nel momento in cui si valuta che il dipendente abbia assunto un ruolo, una funzione, delle competenze peculiari rispetto all'inizio del rapporto, ed è un patto in base al quale il lavoratore, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi non potrà svolgere attività in concorrenza. Ma che tipo di attività? Potrà essere tanto un'attività analoga a quella che svolge all'interno dell'azienda, quindi non potrà svolgere le medesime mansioni, se sono mansioni, ad esempio, di particolare rilevanza o incidenza. Diversamente potrà anche essere vietata la possibilità di andare a lavorare per un soggetto, quindi un altro datore di lavoro che sia invece in concorrenza con il precedente. Sì. Il patto di non concorrenza ha delle caratteristiche che però legano e vincolano il datore di lavoro. Innanzitutto è oneroso, quindi deve essere previsto un corrispettivo, deve essere stabilito per iscritto, ci deve essere un'indicazione del limite territoriale e ci deve essere un'indicazione della durata. Questi elementi sono tutti elementi che sono previsti a pena di nullità, per cui bisogna anche avere determinate accortezze nel momento in cui si vanno a stipulare questi tipi di patti. Il modo per disincentivare di fatto il lavoratore che si è impegnato con un patto di non concorrenza a non violarlo, perché poi, diciamo, per evitare un po' il ragionamento che possa essere: ma sì, intanto ho preso i soldi del patto, poi vediamo dopo che cosa succede, può essere l'introduzione di una penale. La penale fa sì che ci sia una forfettizzazione del danno da parte dell'azienda e in questo modo si evitano quei processi più difficili in sede giudiziale di prova del danno subito dall'azienda. Un altro strumento può essere un patto di riservatezza, cioè dove forse alla fine l'elemento più rilevante è la competenza in sé rispetto al profilo del lavoratore, si può pensare di introdurre dei patti di riservatezza legati a una serie di informazioni, dati, processi, formule che limitano il lavoratore nella possibilità di poter utilizzare, divulgare, riferire, comunicare. Non dimentichiamoci che le tecnologie moderne consentono la possibilità di diffondere questi dati in maniera molto veloce, molto semplice, copiarli su chiavette. Insomma, non è che
E quindi con questo impegno, anche qui ovviamente tutelato da una penale, perché altrimenti potrebbe perdere quell'efficacia deterrente. Certo. E un ulteriore patto, che forse sono i tre più Sì. significativi, è quello di non storno. Un patto di non storno che può essere rivolto sempre a secondo della funzione, ad esempio rispetto a un ruolo, chiamiamolo industriale o produttivo, il fatto di non stornare collaboratori dell'azienda, cioè i propri ex colleghi, nel momento in cui passi da un'altra parte, evitare che poi uno, conoscendo la struttura organizzativa interna, possa scegliere le risorse più strategiche o che comunque possono mettere più in difficoltà il vecchio datore di lavoro. Oppure uno storno di clientela, perché non dimentichiamoci di ruoli più commerciali, dove è fondamentale è il contatto della persona, del dipendente con i clienti, e l'uscita del cliente può comportare anche l'uscita di fornitori strategici piuttosto che di clienti. E Certo, ecco, e questo, dottoressa Sama, esatto. passo la parola a lei e le dico, insomma, chiaramente tutto poi ex ante passa diciamo, da una insoddisfazione, no, del dipendente di fondo, per cui le chiedo voi comunque come azienda che tipo di iniziative state mettendo in campo per fornire comunque assistenza e supporto al personale. Sì, grazie. Beh, allora noi siamo un'azienda che produce e commercializza dispositivi medici, quindi abbiamo a che fare tutti i giorni con la salute delle persone. Quindi durante questa pandemia abbiamo, ecco, cercato di mettere al primo posto veramente la persona, la sua salute, non solo dei nostri dipendenti, ma anche della sua famiglia. E le faccio, ecco, qualche esempio di iniziativa che abbiamo incominciato, no, a portare avanti fin da marzo, ecco, dello scorso di quest'anno, e che continua ad essere ancora in vigore. In particolare abbiamo continuato ad investire sul well-being e sul welfare interno. Abbiamo attivato delle coperture sanitarie aggiuntive in caso di infezioni Covid, abbiamo stretto accordi con fornitori esterni per effettuare tamponi in tempi rapidi presso tutta una serie di centri accreditati in Italia a prezzi scontati. Abbiamo attivato una convenzione per fare tamponi domiciliari attraverso una rete infermieristica capillare anche su tutto il territorio nazionale, e questo viene offerto non solo per i dipendenti ma anche per i familiari. In generale, come multinazionale, noi fin dall'inizio della pandemia non abbiamo chiesto, ecco, a nessuno non abbiamo messo le nostre persone in ferie o in permesso, né abbiamo attivato procedure di ammortizzatori sociali. Tutt'altro, ecco, abbiamo sempre avuto le nostre persone al centro, ecco, della nostra attività e del nostro interesse. E sugli aspetti anche, no, un po' più soft, perché le persone fin da marzo sono a casa e continuano a lavorare a casa, non le abbiamo fatte tornare in ufficio anche dopo l'estate. Abbiamo investito molto su tutta una serie di webinar che hanno trattato tematiche attuali, come la gestione dello stress, la gestione di eventi drammatici improvvisi, come gestire emozioni che contraddistinguono anche lo stato di incertezza che stiamo vivendo anche in queste settimane, come la paura, l'insicurezza, l'ansia. Specifiche sessioni sul mindfulness, su come affrontare anche il Covid con i bambini, perché spesso, no, lo sottovalutiamo, ma Certo. anche loro sono molto sensibili su questo. Quindi abbiamo cercato di dare loro, le nostre persone, tutta una serie di attrezzi, di cassetta degli attrezzi per poter affrontare al meglio questo periodo, ecco, difficile. E anche in termini di engagement non ci siamo tirati indietro, abbiamo utilizzato, potenziato moltissimo la nostra radio aziendale. Noi abbiamo una radio aziendale che si chiama Metronic On Air, che è uno strumento che noi utilizzavamo prima per tenere ingaggiate e informate le nostre persone. 2/3 del nostro organico è persone che si muove sul territorio, va a visitare ospedali, centri ospedalieri tutto il giorno, quindi era un canale di informazione molto potente, ma l'abbiamo potenziato soprattutto in questo momento proprio per tenerli tutti informati su quello che stava succedendo e anche per comunicare le linee guida aziendali. E poi abbiamo messo insieme, no, alcune iniziative come l'Happy Hour at Home, per cui una volta a Sì. settimana ci troviamo tutti insieme in un clima un po' informale, ecco, cerchiamo di connetterci e di mantenere quella forte relazione che ci contraddistingueva prima e che non vogliamo assolutamente, ecco, perdere. Quindi, e credo, ecco, Certo, che ci quindi siamo insomma riusciti. anche il team building svolge un ruolo veramente fondamentale per il benessere del dipendente. Ecco, però, avvocato Gobbi, nel caso in cui comunque insomma, il dipendente decida di
passare alla concorrenza, chiaramente ci sono tutta una serie di informazioni sensibili di cui appunto il dipendente potrebbe essere in possesso, e parlo appunto di segreti aziendali, informazioni riservate. E quali strumenti preventivi hanno in mano le aziende, possono adottare affinché appunto questo possa non succedere? Ma allora, diciamo, gli strumenti possono essere vari. Sicuramente può essere di spunto per capire un po' come muoversi quelle che sono un po' le previsioni del codice sulla proprietà intellettuale, che ci dice che è segreto commerciale quell'insieme di informazioni, di dati, di conoscenze che non sono facilmente reperibili sul mercato e che quindi i competitor non possono, come dire, acquisire in maniera particolarmente agevole. Inoltre devono avere un loro valore economico proprio per il fatto che sono segreti e devono essere, ed è questo forse un punto molto rilevante, devono essere anche custoditi in modo da garantirne la segretezza. È proprio sotto questo processo che allora, sotto questo punto, che è importante capire che cosa le aziende possono fare, perché le aziende dovrebbero, per tutelare le proprie competenze e i propri segreti commerciali, istituire delle policy, ad esempio, dove si regolano tutta una serie anche di modalità di accesso ai dati, delle password, delle chiavi di accesso, un'individuazione dei soggetti che possono essere autorizzati. Diciamo una sorta di catena gerarchica, chi può arrivare a determinate informazioni e chi no. Queste sono tutte procedure di carattere preventivo che in un certo senso vanno anche parallelamente con quelle che sono la previsione delle normative sulla privacy, perché alla fine ciascun dato e ciascuna informazione dovrebbe essere trattato preventivamente, solo da chi effettivamente ha bisogno di quell'informazione. Poi possiamo pensare a qualcosa che mi verrebbe da dire, tra virgolette, un pochino più aggressivo. Possiamo parlare di controlli a distanza. Nel momento in cui ci sono delle realtà produttive, dove in effetti pensiamo a laboratori, pensiamo a processi dove ci sono anche delle formule, la possibilità di controllare a tutela del patrimonio aziendale, anche attraverso telecamere o strumenti di videosorveglianza, quelle che sono le oppure vengono trattate, ad esempio, merci preziose, non so, pensiamo ai laboratori dove vengono tagliate le gemme di diamanti, piuttosto che si può pensare anche a questo tipo di intervento. E poi si può pensare, ad esempio, a un'eventuale reazione ex post, che può essere anche quella di far seguire il dipendente, sia nel momento in cui c'è un sospetto di violazione della fiducia e che quindi ci possano essere dei segreti o delle informazioni che sono state trafugate, sia successivamente, e anche qui, ad esempio, anche in seguito alla recente riforma del GDPR sulla privacy, comunque. Quelle che sono le autorizzazioni generali del garante sulle investigazioni da parte di agenzie autorizzate sono state fatte salve proprio per l'importanza che questo tipo di attività può rivestire al fine di ricostruire un po' com'è andato e come si è sviluppato il processo di tentativo oppure purtroppo di uscita Sì. di informazioni riservate. E poi qua chiudo, insomma, ci possono essere anche delle azioni giudiziali, una richiesta di inibitoria nell'utilizzo di questi segreti, il fatto che ci possa essere un'azione di inibitoria, di blocco di eventuali storni di dipendenti. Che ci ricolleghiamo un po' alle previsioni di cui abbiamo parlato prima. Insomma, ci sono anche, diciamo, se purtroppo l'ambiente non è così stimolante come quello di Medtronic, e c'è purtroppo qualcuno, Certo. oppure sono, come dire, c'è qualcuno che fa la corte a chi è così ben strutturato e cerca di convincere il dipendente a passare a tutti i costi, abbiamo anche degli strumenti poi di reazione per difenderci. Certo, questo è un fenomeno che insomma va ben al di là del Covid, che era vero anche prima e che magari appunto nei prossimi mesi potrà insomma incrementarsi. Ma ecco, dottoressa Sama, il benessere del lavoratore è importante, però chiaramente deve poi tradursi in un aumento anche di produttività per l'impresa. E le chiedo appunto lo strumento dello smart working, che è stato davvero inflazionato, gioco forza in questi mesi.
Com'è possibile, utilizzando questo strumento, trovare quel punto di equilibrio tra benessere e aumento di produttività? Sì, mi fa piacere che mi fa questa domanda perché io sono una grande fan dello smart working e devo dire che questi mesi l'azienda l'ha sperimentato e devo dire che ne ha tratto, ecco, grande beneficio. L'arrivo, ecco, della pandemia non ci ha trovati impreparati. Noi come azienda abbiamo sempre impostato il rapporto responsabile-collaboratore sui principi di collaborazione, fiducia, responsabilità, flessibilità e quindi siamo caratterizzati da una forte cultura della performance orientata e basata sui risultati. Quindi noi per esempio sono 15 anni che non abbiamo le timbrature del personale, abbiamo una flessibilità molto estesa dell'orario di lavoro, nel 2012 abbiamo attivato il telelavoro, dal 2018 abbiamo lo smart working che viene molto utilizzato ed è stato molto utilizzato dalle nostre persone che lavorano presso i nostri uffici. Quindi fin dall'arrivo della pandemia le persone sono state smart working 5 giorni alla settimana e come ho detto prima non siamo tornati in ufficio neanche dopo l'estate. Ma questo non ha rallentato la produttività, anzi devo dire che in alcuni casi l'ha aumentata perché abbiamo un po' imparato, no, strada facendo ad essere produttivi da casa, nonostante tutte le difficoltà familiari con i bambini, eccetera. Però devo dire che abbiamo continuato a portare avanti il nostro lavoro, abbiamo imparato a relazionarci con i colleghi in modo virtuale, a gestire i collaboratori da remoto, ad utilizzare anche meglio gli strumenti informatici e digitali e a coglierne anche tutte le opportunità. E tutto quello che noi abbiamo imparato in questi mesi oggi è diventato un patrimonio per noi che non vogliamo assolutamente disperdere, anzi lo vogliamo addirittura potenziare perché siamo consapevoli che per poter essere anche un'azienda attrattiva nei confronti delle nuove generazioni che verranno, dobbiamo essere un'azienda innovativa, dobbiamo essere un'azienda che ha una modalità di organizzazione del proprio lavoro flessibile e agile. I futuri ragazzi, i futuri talenti chiedono, ecco, se possono lavorare come, dove e quando vogliono. E quindi questa esperienza, ecco, di questi mesi ci deve insegnare, ecco, qualcosa. Quindi abbiamo fatto tesoro di tutto questo e abbiamo già, no, esteso la nostra policy di smart working in una fase post-Covid, che speriamo, insomma, arriverà il più presto possibile. E Certo. quindi le persone potranno lavorare da casa quando vogliono, volendo anche sempre, si verrà in ufficio solo per esigenze di connessione con i colleghi. Quindi io credo che veramente se c'è una forte cultura aziendale basata sulla responsabilità, sulla fiducia e sui risultati, sugli obiettivi, lo smart working è una soluzione win-win, nel senso che la gente a casa ha un maggiore work-life balance, ci sono risparmi economici. Del resto è anche vero che l'azienda deve trovare una modalità per alimentare il senso di identità aziendale, la cultura aziendale, il senso di team collettivo che magari può venire un po' meno lavorando, Certo. ecco, sempre da casa. Ma se trova quell'equilibrio, io credo, insomma, che sarà una modalità convincente per il futuro. Certo, assolutamente. Poi il segreto è riuscire anche in questo momento, insomma, a fare dei piani strutturati sul lungo periodo, che insomma è un'espressione che adesso purtroppo sentiamo molto poco. Ecco, complimenti a entrambe per il dibattito a cui avete dato vita. Ringrazio l'avvocato Paola Goppi, partner di Uniolex. E Grazie a voi. grazie anche alla dottoressa Alessandra Sama, HR Director di Medtronic Italia. Grazie anche a lei. E Grazie a voi, arrivederci. grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.